Siamo ancora a 7 sbustate. 6! Bustino numero 6. Questa è la settima. Ah, ok. Questa è la ottava. Sì, aspetta, qua c'è la bustina 42. Sì, questa è la settima sbottata. Stava lì. Comunque, Pledge Mage, Defender, Magecraft. Allora, è muro quindi. 3-3 a costo 2. E si smura quando gasti qualcosa. Sì, me. No, quando copi. Molto meno. Castor Covey. An instant or sorcery spell. E Magecraft funziona così praticamente. C'è poco da fare. Vedi? Kyle! Sì, sta a far macello. Guiding Voice. Gli uccelli vanno in calore? Gli uccelli dipende. In teoria il calore è una cosa solo dei mammiferi. Loro hanno una cosa chiamata periodo degli amori. Più o meno la stessa cosa. Il balletto. Sì, lui lo fa quando gli dai biscotti. Comunque, when Pilgrim of the Ages enters the battlefield, you may search your library for a basic playing card, reveal it, put into your hand and shuffle. Avanti, Kyle. A soggetto. Questa comunque non è male. Un Meletis riveduto è corretto. Forse è meglio Meletis, secondo me. Però c'è di buono che a costo 6 te lo riprendi in mano dal cimitero. Mortality Spear. Destroy target non permanent. Questo è Mortify. Può costare 4 o 2. È un Mortify molto cattivo. Vabbè, questo l'abbiamo già visto. Vabbè, comunque bomba limited sicuramente. È bomba proprio. Questa era bomba proprio. Immaginate questo e qua che Binding the Old God nello stesso mazzo. Ah, così, il 4 e 4 giusto per vedere se lui riesce a calare qualcosa. Sì, no, a calarla la cala, il problema è che muore poi. Comunque un'altra mitica. A costo indefinito. Search your library and graveyard for up to 4 creature card with different name that each have mana value X or less and reveal them. An opponent chooses two of those cards, shuffle the chosen card into your library and put the rest onto the battlefield. Cioè, vabbè. Chi cazzo c'ha più bisogno di Ultimatum? Questo è meglio. Una specie di Ultimatum, Ma questo è meglio, Oddio, dipende. Allora, Ultimatum costa 7. Pagando 7 questo, ti ritroveresti... ti ritroveresti delle creature a costo 4 che ritornano dal cimitero, no. Quindi Polukranos me ne viene in mente una che costa 4. Sì, ma poi dice questa search... bisogna tanto mana. Allora, diciamo l'ultimatum ha bisogno di tanto mana e colorato. Questa no, tantissimo mana di qualsiasi colore. Ma è relativo, secondo me è più una carta da mono verde. Secondo me. Sì, è un mono verde che... che ti rimette in gioco tutto praticamente, anche perché che il resto è un po' rischi. Per esempio l'Elfi fa tanto mana molto velocemente, in Historic. Sì, in Historic è molto più forte che in Standard. L'ho provato in Standard e accusa perché non ci sono gli Elfi che danno mana a costo poco, purtroppo. Che cazzo è? Questa io non me la ricordo. No, neanche io. Carina comunque. Comunque, Novice Dissector, quindi dissezionatore novizio. Sacrifica un'altra creatura. Metti più uno più uno su una creatura. Activate only as a sorcery. Cioè, praticamente è bellissima. No, è bellissimo come l'hanno scritto. Activate only as a sorcery. Cioè praticamente Outmin Rick. Ok. Exile target artifact or creature. It's control creature for blue and red elemental creature token. Cioè pregna. Molto interessante. Molto interessante. Ma a questo punto Ravenform è meglio. Ma è una rimozione di artefatti nel blu che non esiste. Ma no, è Ravenform.
Creatura o Ravenform. artefatto? Ah, creatura artefatto? Ravenform dovrebbe essere creatura artefatto e metti in gioco l'1-2, se non mi sbaglio. No, mi sa che è creatura e gli dai un 1-1 volante, però costa 3. Costa 3 barra 1. Ravenfo. Non è, no, Ravensburger. Allora, Ravenform. Oh, è carica. Vabbè, passiamo a quella dopo. Quando caricherò la pagina, morirò. Eccolo, Excite Comunque target, lo puoi giocare artifatto sul tuo, eh. creature. Sì, Se ma lo anche giochi sul tuo, Ravenform. hai un 4-4 a costo 2. Sì, non è male. Metti che te stanno facendo, che ne so, Elspeth Nightmare 2 fa diventare 4-4. Così. Allora, la serpentina, Pledge Mage, Explosive Welcome, a costo 8, 5 danni e 3 danni to any other target. Ah, e aggiungi 3 mana rossi. Va bene. Ok, vabbè. Fregna, questo non è male. Questo potrebbe avere delle implicazioni molto particolari, perché appunto con la doppia leggendaria in gioco bisognerebbe andare a vedere tutte le carte che stanno in standard e historic e leggendarie No, per vedere. ti E vedere dice, che cosa succede. te lo dice comunque, no, te lo dice comunque, copia a bersaglio, eccetto che se è leggendaria, if it's legendary, if the spell is legendary, quindi comunque non, è token, non è leggendaria. Quindi non si E no, spaccano. vabbè. Esatto, non si spaccano e quindi si può raddoppiare l'effetto di qualsiasi carta leggendaria. Prima non si poteva fare. È tipo Vorinclex. Prima mi è venuto in mente. O paghi 8 con divertimento. Bam bam. Doppio Vorinclex. Vai da. Magari qualche leggendaria a basso costo, non Ma quanto è bella sta Dures. Ma ne volevo parlare. Ma quanto è bella. bene, va bene. Ok, make your mark. Lascia il tuo segno. Target creature gets 1-0 until end of turn. When that creature dies this turn. Cioè, quindi è sicuro che questa creatura muore. Cioè, quindi. Perché dice when? When that creature dies this turn. Quindi è sicuro che quel turno la creatura muore. Fai un 3-2 spirit token. Vabbè. Questa è carina. Mi fa pensare a te questa carta, non lo so perché. Ah, sì, un super controllo. Ah, eccolo, Age of First Year. Questa è quella che si scopava Harry Potter primo anno, ma la ricordo. Potrebbe Whenever. essere maschio. Dici, no, secondo me è femmina. Ma today she learns the basics. Whenever you cast or copy an instant or sorcery spell, yeah, più 1 più 0 until end of turn. Costo 2, Ah, vabbè. 2-2, va bene. Un orso normale, un Sì. fiorellino. Ok, all'inizio della tua fase finale macina una carta. Se hai una terra, guadagni un punto vita, altrimenti fa un danno a ogni opponente. Esili una creatura dal tuo cimitero, metti un 2 red and white tappato. Ma potrebbe cominciarci fuori un Rakdos Reanimator col bianco? Ma forse più limited. Oh, vediamo un po', una doppia. Che cazzo? Allora, ogni qualvolta un avversario attiva un'abilità che non è un'abilità di mana, fa danno. Mi piaci. Invece, l'altra parte, il tuo avversario non può lanciare spell o attivare abilità di Planeswalker in questo turno. Quindi questa fagna Questo va gliela. sotto lo scettro. Ok, è il lock definitivo, sì. Però non lo so, Però dice dice Exile. Exile. Comunque tu praticamente stappo, fasi mantenimento, ok, boom, ti sparo questa, tu mi fai cazzo. Poi solo che passa. È come quella che fa end turn.
Beh, no, in realtà ti può Sì. attaccare, Sì, mi può attaccare, è vero. Ok, allora, questo l'abbiamo andiamo subito visto. sulla Questo rana. l'abbiamo visto. Rip apart, questo non l'avevamo vista. Tre danni a una creatura o a un planeswalker, oppure distruggi un artefatto in incantesimo. Bella. A costo 2 così, molto bella. Molto side, molto molto bella. E poi ci abbiamo... Ah, beh, così non è neanche site. Sì, ma... Bersaglio ce l'ha. Ok, Hai visto qua cosa c'è? C'è la rara. quindi è rara o mitica? È rara o Quindi mitica? indica buttata. Comunque, lui che fa? Ogni volta cassi o copi, Choose target creature you control. Fino alla fine del turno guadagna. Se questa creatura leva dal battlefield, esilia invece di metterla da qualsiasi altra parte. Anywhere else, cioè. Detto loro, Quando questa creatura è punta in exile, 4-4 Red Elemental Creature Token. Cioè, quindi sto 4-4 Elemental Token è ricorrente. Sì. Ok. Ogni gilda ha il suo token, Ogni gilda ha il che è suo token. la bianco rossa ha lo spirito 3-2, la Sì. bianco nera ha l'inkling 2-1, poi Esatto. c'è verde-blu al frattale XX, cioè 0-0 con i segnalini, E poi c'è e questa. blu-rossa 4-4. Brussa c'ha Ci manca una 4-4. gilda e poi vedremo. Vedremo. Attenzione, eh. No, lo vuoi perché non posso giocarmi Brainstorm. Historic, no? Ah, no, è bannata in Historic, mi sa. Bannata. Perché avere Brainstorm e non poterlo giocare. Ok. Ok, Hunt for Specimens, Eccola qui. Sorcery, eccola, è il L'abbiamo Pest. trovata. Ma quanto è puccioso, dai. Pare un piccolo de coso, de Obosh. Comunque questa mette il segnalino che quando muore guadagna in punto vita e Learn a costo 2. Beh. Questa dà due segnalini più uno permanenti e Lifelink. Carina pure È questa, sorcery però, però è non è sorcery, sorcery. lo so, ma pure nera, è da lifelink, quindi voglio dire, siamo un Vabbè, po' di... lifelink bianca e nera comunque. Magecraft, whenever you cast put a one one counter, ecco, questo è pesante, perché potresti castare più e copiare più, non dice la prima volta, ma se ogni qualvolta. Quindi questa è pesante, questa può diventare gigantesca. Infatti, vedi nell'illustrazione, Sì, c'è lui che diventa sempre più, c'ha l'ego. già si capisce. E attenzione, il pronostico del Defra aveva ragione, infatti loro combattono con l'inchiostro. L'inchiostro, Ink l'inchiostro. Duelist, Ink Duelist. Lifelink, Menace, Spell you cast, target a creature cost, 2 less to cast, fregna. Questa è un'accelerazione. Figlio di Ambrose, Odin, che vuol dire? Potrebbe essere capo della facoltà? Vabbè. Non ho capito. No, sto leggendo il Flavor Text, Ah, che il sta per essere Prevortest. importante. È leggendario ed è figlio di un altro leggendario che È si figlio di dice papà. mitico. È coso? Figlio di Dean papà. Ambrose. Mo' vediamo, figlio di papà. Dividere per zero. Target spell or permanent with mana value honor greater to its owner and learn. Vabbè, learn così. Bella. Sì, è tipo capo facoltà. Ah, land. Ah, Bella. ok, queste sono le nuove terre doppie, va bene. Sì, rivelina montagna o pianura e se non lo fai entra da fada. Cioè, non è male, secondo me. Anche Bel perché... nuovo ciclo. Ah, ma anche perché montagna o pianura può essere anche in Triom. Vedremo, vedremo. Anche in historic potrebbe avere senso In Historic c'è giocarlo. senso, ti salvi da Shockland così. Allora, questo è un 1-4 a costo 2, molto draft. Sì, Questo. brutta pure per il draft. Target creature gains trample on the end of turn, draw a card a costo 1. Meh.
Ed è una partita di Quidditch Sì. comunque. No, beh, sembra più rugby. Rugby, vabbè. Whirlwind Denial. Stai bene là? Ok, Conosciamo. e questo ha tunnel di accesso. La creatura avversaria opponenza 3 o meno non può essere bloccata in questo turno. Diciamo, immagino il coso. Il 2-2 a costo 4 che entra e te mena. Poi Allora, è Silver Quill la Gilda bianco-nera, ok? A Silver Quill Silence, the battle they chose no land card name. Whenever an opponent casts a spell with the chosen name, they lose 2 life and you draw a card. Beh, non male. Devi azzeccare la un carta, però. meddling mage che non ce l'ha fatta. Sì, è un Meddling Mage che non ce l'ha fatta. È proprio la definizione perfetta. Allora. Blood Researcher. Whenever you gain life, put one counter on Blood Researcher. E ok, vampiro druido, mi piace. Sta carta mi piace. Questo è il coso, è il Leonid, però c'ha Sì, Menas. però c'ha Menace, è molto più forte. Ne costa uno in più. Ho capito, però è malvagio. As long as you control 8 or more land, Vortex Runner gets one can't be blocked. And è uno human wizard. Interessante. Eight or more lands, Eh è una sì. meccanica ricorrente. Ah beh, 8 more land è cosa? Il problema è che è human. Se fosse stato rogue, pure. Spined Karok 2-4 a costo 3. Meh. Pessimo. Eccolo. 2-2 a costo 2. Ogni volta. Look at the top 3 card of your Prendi la library. terra. Prendi una terra. E coso? Aiutami, quello che faceva triggerava col food. Come si chiama incantesimo? Ha lo stesso effetto. Ah, Trail of Crumbs. Trail of Trail of Crumbs prendi il Crumbs. permanente, però là solo la terra. No, prendi o terra o permanente. Vabbè, voglio dire, sacrifichi pure il food per farlo, quindi. Comunque, Magecraft. Lorehold, che sono molto asiatici comunque, molto cinesi questi di Lorehold. Sì, ne so, Boros un po' così. Ogni vabbè. Spirit Creature, you control, gain, tap, fanno un danno qualsiasi, a tutti gli opponent. Cioè, tutti gli spiriti, non male. Vabbè, qua abbiamo un'altra Beh, Dures. tutti gli spiriti. Bene, molto bene. Molto buono, molto buono. Waterfall Aerialist. Ward, che cazzo è Ward? Whenever a permanent with Ward becomes the target of a spell or ability an opponent control counter it unless that play. Ah, quindi c'ha lo scudo praticamente. Quindi qua, aspetta, quindi ci sta Learn, Magecraft e Ward come abilità. Interessante. Almeno queste tre. Almeno queste tre, interessante. Comunque, meh. Questa abbiamo vista. Questa abbiamo vista. Questa abbiamo vista. Disputa accademica, istantaneo a costo 1. La creatura target creature blocks this turn if able. You may have it gain reach until end of turn. Ah, Per essere sicuro che blocca. essere sicuro che blocca, cioè praticamente tu. Interessante. Plumb the Forbidden. Plumb ma inteso come Super Mario? Plumber. Vabbè. As an additional cost cast this spell, you may Non sacrifice credo. one or more creature. When you do. Ah sì, questa è quella di prima, sì. Ok, Sì. questo no però. Augmenter Pugilist. As long as you control 8 or more land, Augmenter Pugilist gets 5-5. Quindi è in 8-8 se c'hai 8 più terre. Ente 3 a costo 3 con Trample. Questa è veramente epica secondo me, sta carta. Questa è roba da mono verde. Però aspetta, c'è la parte blu, quindi vediamo. Sì, choose target creature you control. Each other creature you control becomes a copy of it until end of turn. Dreamcrawler. Except those creatures aren't legendary if the chosen creature is legendary. A costo 5. È pesante questa, eh?
Molto, molto, molto interessante. Molto interessante. Vabbè, questa è... Sapevamo. Che cos'è? Increasing vengeance. Copy, giustamente. E se viene dal cimitero Covid due volte, in più c'è pure flashback, Eh ma è sì. praticamente un fork doppiamente potenziato. E il Sì, fork sì. l'avevano bandito una volta. Ma ci sta Fork, mi pare, pure in mezzo a sta roba. Ma certo, ma questo è molto meglio del fork, l'ho letta male, eh. No, l'hai letta bene. Allora, Spectacle Mage. Che bel gufetto. Sciamano Uccello. Instant and sorcery spell you cast with mana value 5 or greater cost one less to cast. Ah, vedi, hanno... Mo' hanno cambiato la dicitura, adesso si parla di mana value, non più di mana, costo in Sì. mana convertito. Sì, effettivamente era un po' altisonante. Vabbè, questo a costo 5 si raddoppia la forza. Spiteful Squad. Detach. Spiteful Squad enter the battlefield with two counter on it. Ah, interessante, quindi è un 2-2 a costo 4 con detach che però quando muore sposti due segnalini. Non è male. Magecraft. Witherbloom Apprentice. Questo succhia vita quando casti le spell. Eccoli. Questo è un oggetto di Diablo. Gli stivali dello Zefiro. E keep that creature as flying. Allora, costa uno da volare. E quando... Ah, lo fa diventare praticamente il coso. Scarta. Pesca e scarta. Buona questa. Questa al draft è proprio sublime. Questa è insta pick in draft. Va bene. Questa è insta pick in draft Non è proprio. broken. No. E questa è la rara. Che Attenzione, c'è una rara qui. palle. When sparring regimen enter the battlefield, learn. Quindi già. Whenever you attack, put on target attacking creature and untap it. Sì, mi piace. Dà più uno a tutte le Buona. creature che attaccano e le stappa. Cioè, praticamente, perché. Non Un perché non. a turno. Ho capito, perché non dargli direttamente vigilance? Vabbè. Ah. Ok. Ok, vabbè, la conosciamo tutti questa. Stanno per tornare In i combo in historic. historic, fortunatamente. You gain one life. Ok, Menace. Exile unwilling ingredient from your graveyard. You draw a card and you lose one life. Vabbè. Cioè, costa un bordello, secondo me. Cioè, te la devi esiliare a 3. Devi perdere... Ma no, non mi piace. Wow, bella questa. World Patriot Life, figo. Bella, poi 3-3 a costo... Solo per cadente 3 a costo 5. Show of Confidence. When you cast this spell, copy it for each other instant or sorcery spell you cast this turn. You may choose a new target for the copy. E dà più 1 vigilance fino alla fine del turno. Questa non è male. Questa alla fine la copierai Due o tre forse volte. una volta sola. No. C'è pure Magecraft in gioco, quindi comunque boom boom boom. Questo è l'amico nostro. Ok. Overgrown E ce n'è già Arch. due. Defender. Tappi, guadagni un punto vita, due, sacrifica e fai tutore, learn. Molto bello. Molto Sì, bello. è un sacco... Questa fa fixing. Vabbè, bella. Peccato non poterla giocare. Che però, secondo me, in draft In queste si historic può. si possono giocare. Me gioco in standard. Scusa, Spirit Summoning. Ecco un'altra lesson: Create 3-2 Red and White Spirit. Questo abbiamo visto. Pigment Storm. Quindi, pioggia di pigmento. 5 danni alla creatura avversario e il danno in eccesso è dato al controllore. Carino. Whenever one, allora, Stonebinder Familiar. Questo è il cane dei Fry.
One or more cards. Pigment Storm è una tempesta di pigmenti, nel senso pigmenti di colore, Penso di no? sì. Pigmento, penso proprio di sì. Anche l'immagine ci dice quello. No, però è rossa, non è di quelli. Sì, non è, Vabbè. perché non è pigmento nero, è pigmento rosso. Whenever one or more cards are put into exile during your turn, put a 1-1 counter on a Stonebinder familiar. Disability trigger only once each turn. Quindi tu ci devi avere la roba per esiliare, così lui si pompa. Interessante. Vabbè, il silencer è uscito da Totem, è venuto qua. Humiliate. Target opponent of their hand, you choose no land from it. That player discard that card. Ah sì, questa l'avevamo vista prima, la duress col più uno più uno. Beh. Il Più due mana. cards Il dentro Phyrexian l'infinito. mana, signori. Vabbè. Andiamo avanti. Questo. Vogliamo commentare sulle rare? E mo Tanto ormai le ecco. altre le Tanto ormai abbiamo viste. l'abbiamo ormai praticamente, cioè se c'è sta qualcosa tipo Infused Vitality non l'avevamo vista. Until end of turn, target creature gains death touch, and when this creature die, return it to the battlefield tapped under its owner control, you gain 2 life. E beh, mi sembra giusto, no? Cioè, questa è infame proprio a alti livelli. Questa è buona. Molto buona. Snow Day. Tappa due creature bersaglio, queste creature non strappano, pesca due carte e scarta una carta. Ma non male. Abbiamo comunque finalmente, cioè, Infuriate sta di qua, quindi qua abbiamo una rara finalmente. Exile target monocolored permanent. Fregna. A costo 2. A costo 2 esagerata proprio. Perché non, monocolored permanent può essere qualsiasi cosa, tranne, no, può essere anche artefatto. Perché se c'è l'artefatto bianco, tipo Mollo of the Skyglaive, glielo puoi fa. Cattiveria. Comunque penso a me parte il Bolt tra un po'. Professor Warning, eccolo. Cioè, dammi la bacchetta. Più uno nella creatura bersaglio o indistruttibile, industriabile. Poi Eureka Moment. Pesca due carte, puoi mettere in gioco una carta. Ah, questa è rampa. Buona questa. Però A costo 4. è instant. Non è male. Metti che non ti fa counterà nel turno suo, ti avanzano 4 mana, peschi 2 e butti giù terra. Non è malvagio come cosa, eh? Pillar Drop Warden. Risulta che ti sono sorcery card from your graveyard to your hand. No, ok. E due sacrifici. E che te ne hanno appia. No, non mi piace. Trasformazione mercuriale. Lesson, quindi questa sta nella side. Fino alla fine del turno la target non permanent loses all ability and becomes your choice of a blue frog creature 1-1 o blue octopus 4-4. E questa è interessante, però sorcery. Strana. Sì. Vabbè, Però è sorcery. serve per rimuovere temporaneamente un bloccante per un attacco oppure avere un 4-4 in più per attaccare. Sì, strano. Interazione espressiva. Look at the top three cards of your library. Una in mano e un'altra sotto. E. Un'altra esiliata. Ok. Però puoi giocare l'esiliata in questo turno. Ok. È un po' strana. Strana. Vabbè, Cultivate, ottimo. Mi piace l'illustrazione. Ah, e questo è un 5-4 a costo 4 con Learn e Trample. Cioè, questo è esagerato. Molto interessante. Questo è proprio cattivo. Sì. Questa mi fa venire in mente. Questa è la classica carta che tu ti giochi dopo aver appena fatto Henge. Terzo turno Lovestruck Beast. Quarto turno Henge. Quinto turno lui. Questo pure in un mono verde.
Dipende dalle lesson che esistono, però Vabbè. questo è quello Bisognerebbe che vedere esiste. le lesson verdi quali sono. Comunque ci stiamo accelerando perché i comuni ormai si sono già mangiate tutte. Sì, Quindi. oppure ne sbustiamo 25. As long as your turn, Lich Fanatic has lifelink. Questo è carino. Scry 2. Eccola. Questa è una sorcery. Eccola. A sorcery senza. Oh, l'abbiamo chiamata. Sorcery senza colore. Con mana generico. Quindi Eccola. tutti, cioè. Quindi scry 2, then draw a card. Questa pure non è male comunque. Eh? Ed è una lesson. Quindi proprio a go go. Curate, look at the top two cards of your library, put the number of them into your graveyard and the rest back on top of your library in any order. Draw a card. Questa pure è buona. Non è male, a costo 2 instant. And the rest back on top of the draw card. Sì, non è Tiriamo male. di Comunque tu. nuovo. Sì. Oratore Thunderoso. Whenever Thunderous Raider attack, it gain flying on the end of turn. E c'ha già Vigilance. If you control a creature with flying, the same is true for free strike, double strike, death, touch, indestructible, lifelink, menace and trample. Questo deve giocare insieme a cosa? A Mechagodzilla. Al coso. Questo vicino a Mechagodzilla è veramente devastante. Beh, le cose più interessanti sono, diciamo, indistruttibile e double strike. E tu calcola che Crystalline Giant le prende queste cose. E niente, stiamo a 3, eh? Devo montare il boros, mi hanno detto. Allora, Oppure magari va in un mazzo, che ne so, bianco-blu. un'altra lesson senza colore. Search your library for a basic land card, reveal it, put into your hand, then shuffle. You gain 2 life. Questa è esagerata proprio. Sorcery. A Oh, perché esagerata? Non fa praticamente nulla. costo 2 guadagni 2 punti vita e non ti fa missare il land drop. Questa è buona. Però è una lesson, quindi probabilmente l'hai presa un po' tardi. No, può essere pure che gioca 4 main, che ne sai? Non lo puoi sapere. Comunque. Ora non so quando puoi prendere una lesson, però forse dal secondo turno in poi, quindi questa minimo al terzo. Sì, ma potresti anche giocarla main, non è detto che deve stare per forza fuori, eh? Cioè, fammi capisse. Cioè. Sì, ma la mette in mano comunque, non Costa serve, non 2. è buona. Il tempo ci darà ragione uno dei due. Qua quindi abbiamo il forse. Mentor's Guidance. When you cast this spell, copy it if you control a Planeswalker, Cleric, Druid, Shaman, Warlock or Wizard. Or Wizard, scusate. Scry 1, then draw a card. Ma quindi. Bisogna vedere qua. La copi se c'è il Planeswalker, poi la copi un'altra volta se c'è il Chierico, poi la copi un'altra volta se No, c'è il no, Druido, no, oppure la una copia volta un'altra sola? sola. Una Questa è una volta sola. volta sola. Allora Vabbè, fa scrivi, cagare. scrivi, scrivi. Allora fa cagare. No, Ah, fa cagare, buona. è decente. Sorcery 2 Ice Instant. Vabbè, doppio attacco. Quando fa damage a un player, poi. Castare Instant or Sorcery dal graveyard senza pagare il mana cost. If the spell will be put in. Ah, questa è carina, per esempio. A me questa piace. È interessante, però costa 4. Costa 4, ma tu immagina. Assomiglia a quello di dov'era, di Teros, che invece è 1-3 e costa 2. Infatti ci hanno fatto il mazzo intorno a quello. Te lo vorrei ricordare. Lo so, io ogni tanto gioco Historic. Arcane Subtraction meno 4 meno 0 fino alla fine del turno e learn. Quindi ecco questa 2 ti fa fare learn. Questa è interessante. Biomathematician 00 Fractal Creature Token. Put a 1-1 counter on each fractal you control. Ah, amico Fritz. Quindi di base sarebbe 1-1. 1-1. Non, vabbè, questo abbiamo visto. Sì, è un po' Questa è interessante. carina, sì. Per i limited, non per il constructed. Sì, limited. When you may put an instant or sorcery card from your graveyard on the bottom of your library. If you do, exile the top two card of your library, you may play those card this turn. Ma No, questo boh, non questa fa secondo proprio me è combo. niente. Ma costa 5, che ci fai?
Beh, dopo i 5 mana devi giocare altre due carte. Sì. No, ogni Proprio. qualvolta attacca. Quindi non paghi 5 in realtà. Ah, ok, ogni qualvolta attacca, va bene. Non è Allora sì, male. allora ci piace. Augusta, subaugusta. Allora, Plarg, Din of Chaos, un orco sciamano. Scarta una carta, pesca una carta. Poi, rivela carte dal top of your library until you reveal a non-legendary non-land card with mana value 3 or less. You may cast that card without paying mana cost, put it on the bottom in random order. Ah, quindi questo praticamente fa manipolazione del mazzo al quinto turno, però. È già stramorto al quinto turno. L'altro, other tap and decree you control più 1 più 0. Other untap and decree you control più 0 più 1. Whenever you attack, untap each creature you control, then tap any number of creature you control. Cioè, tappo, 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 tappo. Come rincoglionire il tuo opponent, sta carta. Però, vabbè, nessuna delle due parti è particolarmente forte.